Salim Diakité sarà presto un nuovo giocatore della Ternana. L'intesa raggiunta ieri tra il Teramo e le Fere porterà il Franco Magliano in Umbria, facendogli fare quel salto nella cadetteria che dopo la stagione in bianco-rosso il ragazzo stesso sperava di fare. Così sarà, e il diavolo si consolerà con l'arrivo tra i pali di Andrea Tozzo, di proprietà rossoverde, ma che nell'ultima stagione ha difeso i pali della porta del Mantova. L'arrivo dell'estremo difensore dovrebbe con ogni probabilità ridisegnare le gerarchie tra i pali, con Tozzo titolare e Valentini principale alternativa al 22enne di Riva del Garda. Per Diakité invece la possibilità di misurarsi subito con una realtà di Serie B e provare a ritagliarsi uno spazio nell'undici di Cristiano Lucarelli. Oltre a Tozzo, ufficiale l'arrivo di Azi Osmanovic. L'ex casertano e Vispesa arriva con un contratto di un anno a titolo definitivo dalla Sampdoria. Quella è l'esperienza che mi ha formato maggiormente, sicuramente sono tutti e tre gli anni, no? Perché sono cresciuto davvero tanto, però quella dell'anno scorso che ho giocato con più continuità, con più partite, con più presenza. Prima di essere un grande allenatore sono delle persone comunque davvero splendide che ti aiutano, che sono a disposizione 24 su 24 su ogni cosa. Comunque di Teramo quando mi hanno chiamato non ho esitato, non ci ho pensato due volte, ho detto subito sì, perché conoscendo il mister, conoscendo come lavora, il calcio che propone, mi sono detto subito di sì. Speriamo di arrivare il più lontano possibile, comunque siamo una squadra forte, con giovani di grande prospettiva e speriamo di arrivare più in alto possibile. Per quanto riguarda la questione Pietro Cianci, nella giornata di oggi è previsto un altro incontro tra Teramo e Catanzaro per la cessione dell'attaccante. Fallito l'assalto del Palermo prima e poi anche quello del Padova, i calabresi sembrano essere i principali indiziati ad accogliere la punta barese, ricostituendo in giallo-rosso una piccola colonia di ex Teramo dopo Tentardini e Bombaggi, che fanno già parte dell'organico di Calabro. L'ostacolo principale per la chiusura della trattativa è il 50% sulla futura rivendita che il diavolo deve comunque assicurare al Sassuolo. Questo spinge i biancorossi a cercare di massimizzare l'introito ed ecco spiegato il motivo dei tanti assalti falliti. Si viaggia nell'ordine economico dei 200.000 euro, ma il Catanzaro finora si è fermato a quota 150. A metà strada si potrebbe trovare la quadra e l'ottimismo sul buon esito è testimoniato dal fatto che lo stesso Iachini si è mosso in prima persona per andare a Catanzaro a trattare il centravanti.